Oggi parliamo dell'emergenza abitativa che sta colpendo il nostro paese. Tra inflazione, crisi economica, innalzamento dei prezzi dei mutui, ma soprattutto delle case, sono sempre di più le persone che si trovano senza un tetto sopra la testa. Per questo motivo sentiamo la gente che cosa ha da dirci e dopo affrontiamo meglio questo argomento. Sicuramente non è una bella situazione perché ci troviamo in un paese in cui in alcune città anche possono servire 63 anni di stipendio medio per riuscire ad acquistare una casa, nelle città grandi come Roma o Milano anche 50 o più anni, e si tratta comunque sempre di stipendi medi che quindi tengono conto sia degli ultra ricchi che delle persone che non hanno niente, quindi c'è gente che mai riuscirà in tutta la propria vita ad acquistare una casa. Allo stesso tempo pure gli affitti hanno dei costi decisamente pesanti, delle case di una dimensione buona per una famiglia possono tranquillamente superare a Roma i 1.300-1.400 euro al mese e salire anche molto oltre, senza essere arredate, senza condizioni tali da poter entrare e abitare. Quindi la situazione abitativa in Italia è in seria difficoltà, sicuramente sarebbe necessario migliorare il sistema delle abitazioni messe a disposizione a canone ridotto dallo Stato, dai comuni, facendo sì che ci sia uno scorrimento delle graduatorie per le case popolari e facendo in modo tale che anche tutte le abitazioni attualmente vuote, sfitte, vengano in qualche modo utilizzate. Per cui è necessario un intervento importante da parte dello Stato e delle diverse istituzioni affinché si risolva il problema. Allora, la situazione abitativa in Italia in generale è drastica, cioè nel senso c'è bisogno di alloggi popolari, c'è bisogno di case per le persone in senso generale. Roma in particolare poi è una città che è piena di abitazioni occupate perché la casa è un diritto e serve alle persone che ci stanno dentro, alle famiglie eccetera. Poi qui penso si voglia anche un focus sulla cosa universitaria o meno. E fate conto che attualmente nel Lazio ci sono 2.000 posti per i fuorisede, la Sapienza da sola ha intorno a 60.000 fuorisede se non di più, e è ovvio che mancano queste case, vanno costruite, c'è bisogno di una presa di posizione politica della Sapienza e un cambio proprio di impostazione politica sulla questione, perché se no andare a fare l'università fuori o banalmente fare il pendolare tutti i giorni, che è estremamente faticoso, diventa prettamente un privilegio per chi se lo può permettere di studiare banalmente. E quindi insomma la situazione abitativa è drastica, va risolta. Le case ci stanno a Roma, ce ne sono tantissime, vengono tenute sfitte dai palazzinavi, da chi vuole mantenere comunque un certo prezzo del mercato immobiliare assolutamente in profitto loro e non della comunità, e andrebbe risolto banalmente con l'esproprio di queste case. Beh, ha un costo abbastanza elevato, contando che io non ho agevolazioni di nessun tipo, se non il fatto che sono uscito dalle superiori con un voto che mi ha permesso di avere qualche sconto, però di per sé, visto che tutto il costo dell'università va in base all'ISE, io di mio devo pagare un bel po'. E comunque ho la fortuna di avere un appartamento di proprietà, quindi da quel punto di vista almeno sono sicuro. E infatti io sono il primo che si mette a disposizione degli altri studenti mettendo un affitto delle stanze che offro veramente basso. E non vado, cioè, non è ancora una cosa ufficiale perché devo ancora, cioè, per esempio solo mio cugino ora con me, però, e lui non gli chiedo niente, però quando sarà una cosa regolamentata e tutto, non penso di chiedere più di 300 euro con spese incluse. E però comunque in genere la spesa si sente, soprattutto vivere da soli, vivere in un'altra città, è una cosa che non è facile neanche da, diciamo, metabolizzare, perché a me pesa dover affidarmi ai miei genitori da questo punto di vista, vorrei essere più indipendente economicamente proprio per non avere questo legame comunque che c'è purtroppo. Come abbiamo sentito, le problematiche sono davvero tantissime, perciò ora ascoltiamo un avvocato che tocca con mano questo fenomeno. Ma parliamone meglio con il nostro ospite Giuseppe Libutti. Ciao Giuseppe. Ciao, grazie per l'invito. Grazie a te. Allora, stiamo parlando di emergenza abitativa. Raccontaci un po' qual è la situazione in Italia. Ma la situazione è sotto gli occhi di tutti, parliamo di una situazione sostanzialmente
esplosiva. Proviamo a dare dei numeri: circa 600.000 possessori di reddito di cittadinanza che percepiscono anche un contributo affitto fino a 280 euro nel mese di luglio perderanno sia il reddito di cittadinanza che il contributo affitto. Questo che vi sto dicendo si inserisce in un quadro nel quale sono migliaia le famiglie in attesa di casa popolare. Se andiamo per dare sempre qui dei numeri, solo su Roma sono 16.000 famiglie in attesa di casa popolare. Voi capite la portata del dramma che si vive in tema abitativo. Questo è quello che riguarda le famiglie che hanno un affitto, ma la stessa situazione la possiamo estendere anche alle migliaia di famiglie che vengono qualificate e lo sono a tutti gli effetti come possessori di casa, ma che per l'inflazione galoppante, l'inflazione crescente, l'aumento dei costi dell'energia hanno grandissime difficoltà a pagare il mutuo. E il dramma vero è l'assenza di di politiche sulla casa, che ha riguardato nel corso del tempo sia i governi di centrodestra che quelli di centrosinistra. Diciamo è da Fanfani, quindi dal 1950, che possiamo dire manca un piano casa degno di questo nome e mancano politiche sulla casa. Quindi queste potrebbero essere delle soluzioni, insomma, per migliorare in qualche modo questa situazione, cioè se dovessimo immaginare dei modi, delle modalità per affrontare questa emergenza, che cosa si potrebbe fare nell'atto veramente pratico, perché questa è una questione pratica. Guardi, nell'atto pratico bisogna fare una cosa: servono nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, almeno tanti quante sono le famiglie in attesa di casa popolare. Appunto, dicevamo prima, il governo nazionale e il governo territoriale, poi al di là dell'appartenenza politica, quello che o il colore, destra o sinistra, quello che manca è la visione, come poter affrontare il problema abitativo. Non possiamo parlare di emergenza perché è una carenza strutturale all'interno della nostra nazione, dell'Italia, quella che riguarda la politica, che non si interessa più di temi sull'abitare. Sia il ministro Salvini, che è quello competente alle infrastrutture, che ha anche la delega per la casa, che come l'assessore alla casa di Roma Capitale, Tobia Zeri, entrambi hanno annunciato un grande piano casa per l'abitare. Beh, entrambi l'hanno annunciato, ma questo piano casa non si è visto. È evidente che bisogna dare ai cittadini nuove case popolari. A Roma, se ci sono 16.000 famiglie in attesa di casa popolare, servono 16.000 alloggi. Se non si fa questo, è evidente che il problema non si risolve. Come farlo? Noi crediamo che a Roma si sia costruito, e anche in Italia, anche troppo. Il problema non è l'assenza di alloggi, che ce ne sono, mancano politiche sull'abitare. Una di queste potrebbe essere il recupero dell'abbandonato, tantissimo abbandonato possiamo assistere nelle nostre città, che costituisce, oltre che uno spettacolo indecoroso ed indegno, gli immobili abbandonati sono anche fonte di pericolo, di criminalità e quant'altro. Quindi andrebbe fatto a prescindere. Attraverso il recupero dell'abbandonato si può andare a restituire casa a chi ha ed è certificato dai comuni come avente diritto ad avere un alloggio popolare. E poi mancano politiche sull'abitare, cioè la legge della domanda e dell'offerta non può essere lasciata interamente al mercato, a nostro avviso. Servono, in virtù anche dei numerosissimi appartamenti sfitti, si parla dell'ordine dei milioni che ci sono in Italia, vanno tassati. Se tassiamo lo sfitto, capiremo che riusciremo ad avere anche politiche attive sulla casa. Ovviamente un altro tema importante collegato ad affrontare è quello legato alle occupazioni delle varie strutture, perché affrontando quello riusciremo a trovare queste abitazioni. Come potremmo fare? Il tema delle occupazioni è un tema molto, molto complesso e non va affrontato
in maniera parziale, ma va inserito nell'ambito più grande, qual è quella della carenza di abitazioni. Se noi pensiamo appunto alle famiglie certificate che hanno diritto ad ottenere una casa popolare, questa casa popolare potranno o non vederla mai o vederla dopo 20 anni, è evidente che devono porre un rimedio a questa assenza, a questa rivendicazione di un loro diritto. Siamo d'accordo che nel momento in cui non ci fossero liste d'attesa così lunghe, verrebbe da dire infinite, si potrebbe parlare di occupazione, lotta alle occupazioni. Quello che noi dobbiamo affrontare è il tema del diritto alla casa. Gli immobili, i numerosi immobili abbandonati che vediamo su Roma sono fonte di pericolo, devono essere riutilizzati per essere riassegnati alle persone che ne hanno diritto. Certo, assolutamente. Ti ringrazio Giuseppe per averci fatto questo quadro che è appunto molto importante. Ci riaggiorneremo sicuramente e grazie ancora. A presto. Grazie a voi, a Ciao. presto. Oggi abbiamo parlato dell'emergenza abitativa del nostro paese, ma prima di salutarvi vi voglio ricordare che potete scaricare la rivista di Zero Truffe che vedete alle mie spalle, sia in formato digitale oppure richiederla direttamente a casa vostra in formato cartaceo. Io vi do appuntamento ad una nuova puntata di Zero Truffe.